Buongiorno a tutti, ci troviamo a Castellaneta Marina nella giornata ecologica, natura tra natura e cultura. È un momento di allegria, è un momento di compagnia in cui tutte le famiglie partecipano a vivere la natura di Castellaneta Marina, così bella e rigogliosa. Ci sono tante famiglie con bambini che hanno vissuto momenti emotivi con Nati per la musica, Nati per leggere, poi c'è il percorso sensoriale e il percorso ecologico. L'idea è far vivere alla famiglia direttamente quello che è l'emozione di stare con la natura, il fatto di doverla rispettare, perché solo attraverso il rispetto della natura si può arrivare a una vita più ecologica, è una vita vissuta in una dimensione umana, in una dimensione di amore e di compagnia. Sono tutti contenti, passo la parola alla professoressa Giulia Ciminelli. Buongiorno, prego. Salve. Sì, noi siamo lieti perché è una giornata tranquilla, il tutto si sta svolgendo con molta serenità, era quello che ci eravamo preposti. Volevamo che diventasse un momento di aggregazione, come ha già detto Rosa, tra famiglie che non si conoscono. Quindi il tutto si sta svolgendo molto serenamente, hanno partecipato già ai punti Nati per leggere, un percorso di emozione dettato appunto dalla lettura. Lettori volontari che leggevano storie, hanno letto storie per bambini, sempre con la presenza dell'adulto, quindi hanno vissuto questa emozione, perché noi sappiamo quanto sia importante già in età prescolare la lettura. Il progetto Nati per la musica non è un progetto educativo allo studio dello strumento musicale, ma è un progetto che aiuta la fase di sviluppo del bambino. Infatti lavoriamo con bambini da 0 a 6 anni. Il suonare gli strumenti con i bambini molto piccoli li aiuta nelle loro facoltà cognitive, sensoriali, di apprendimento e sviluppano sicuramente una curiosità nel suonare questi piccoli strumenti a percussione. Si parte da lì per poi iniziare a fare dei giochi ritmici più specifici che li educano anche alla musica e quindi, volendo, alla scelta di uno strumento musicale. Buongiorno, oggi sono qui in qualità di scienziata ambientale e ho voluto mostrare ai bambini le principali piante della macchia mediterranea, non solo dal punto di vista scientifico ma anche emozionale, grazie ai sensi quali la vista, il tatto e l'olfatto. Io sono la mamma di due bambini e sono molto contenta dell'organizzazione, perché ha dato la possibilità ai bambini non soltanto di divertirsi ma anche di acquisire molte informazioni riguardanti appunto la macchia mediterranea, e spero che se ne facciano altre di queste giornate in modo tale che si divertino ancora. Allora, è una bella giornata, è un'occasione per, sia per i genitori che per i bambini, di incontrarsi in mezzo alla natura. Un'occasione per conoscere tutte quelle che sono le cose della nostra natura di Castellaneta e perché i bambini possano anche imparare a rispettare quello che hanno attorno. Allora, io mi sono occupata di far esplorare la pineta di Castellaneta Marina ai bambini e agli adulti che sono intervenuti quest'oggi. Se vuoi esplorare anche tu e conoscere anche tu la natura di Castellaneta Marina, visita il sito castellanetamarinanatura.it. È una giornata importante per Castellaneta Marina e per la sua natura. Tantissimi bambini stanno conoscendo le nostre realtà naturalistiche e stanno passando una giornata spensierata nella musica, la lettura e anche con un bel picnic. Speriamo di vedere sempre tanti bambini nella nostra marina, sono veramente contento di questa manifestazione. Grazie a tutti i partecipanti e gli organizzatori.